Dopo la protesta dei commercianti e quella dei panettieri di Avellino, in attesa della marcia di venerdì mattina, sempre nel capoluogo, questa volta con gli esercenti di tutta l'Irpinia, oggi pomeriggio scendono in piazza i commercianti di Ariano. Dalle 16 negozi chiusi e raduno in piazza Plebiscito. Alla stessa ora si riunirà il Consiglio Comunale, che sarà invitato a deliberare su un documento dove si afferma il principio dell'energia come bene comune, indispensabile come l'acqua, il cibo e l'aria. In piazza è atteso anche il sindaco Enrico Franza con il vescovo Sergio Melillo. Lo scopo dell'iniziativa è quello di far arrivare al governo attuale e quello futuro un vero e proprio SOS da parte di famiglie ed imprese chiamate ad affrontare un momento durissimo. I promotori della manifestazione chiedono inoltre al comune di Ariano Irpino di attuare con urgenza un coordinamento con il governo centrale e periferico affinché si possano mettere in atto azioni idonee a frenare subito il caro bollette e coinvolgere in qualità di comune capofila i comuni dell'area vasta per l'assunzione di una delibera congiunta ed intervenire direttamente e tempestivamente con aiuti economici ed agevolazioni nei confronti di imprese e famiglie del territorio comunale.